A Torino si contano i danni conseguenti alla guerriglia urbana di ieri in città, dove centinaia di anarchici hanno manifestato a sostegno di Alfredo Cospito per chiedere la revoca del regime di carcere duro a cui è sottoposto. Sentiamo Letizia Davoli. Torino, la mattina dopo il corteo anarchico contro il 41 bis a sostegno di Alfredo Cospito, si sveglia tramortita e fa la conta dei danni, delle violenze e dei danneggiamenti provocati dai manifestanti. Qualche centinaio, dicono i numeri, tra cui anche spagnoli, francesi e tedeschi. Il bilancio a fine serata è di una vera e propria guerriglia urbana, con due feriti tra le forze dell'ordine. La Digos ha finora denunciato 37 manifestanti, ne ha identificati 350, ha emesso 11 provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e 5 arresti. Sequestrati mazze, scudi, maschere antigas, caschi e bombe carta. Il corteo ha attraversato Torino distruggendo senza scrupolo vetrine e auto in sosta, usando pietre o pali rubati ai cartelli stradali e lanciando contro le forze dell'ordine grossi petardi, bombe carta, sassi e bottiglie. Non è mio, però voglio dire, chi deve dire grazie? Che è un gradino che non avanza e poi ci ha spaccato i piedi. Quello che costa 700 ci costa quello adesso. Non è manifestare, a un certo punto è... Non è manifestare. Sono atti di vandalismo, di violenza. È inutile prendersela con il... Su, anche con il la Reale. Ma non so, poi non sappiamo neanche se gente di Torino, magari gente che arriva da chissà dove, però una cosa allucinante. Ringrazio tutto il personale delle forze di polizia impegnato ieri a Torino ed esprimo la mia vicinanza e solidarietà agli agenti rimasti feriti negli scontri, ha detto questa mattina il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che nel condannare fermamente ancora una volta chi aggredisce le forze dell'ordine e compie danneggiamenti, ha sottolineato la grande capacità degli operatori di polizia che hanno saputo gestire con equilibrio e professionalità i momenti di tensione.